Da sud a nord andata e ritorno, una nuova puntata, però sempre qui da Coffines a Milano, in via Melchiorre Gioia 45, a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale, come sempre quest'angolo di Salento, ospiti del padrone di casa Michele Merigo, che è dietro le quinte, lo salutiamo. E ospite torna a trovarci dopo tanto tempo, forse la prima volta quest'anno, un salentino doc, una voce che tutti i tifosi italiani conoscono, quella di Raffaele Pappadà. Grazie Raffa. Ciao Piero, è un piacere essere qua. Alla mia sinistra invece due altri salentini che vivono al nord, ed è proprio questo appunto l'essenza di Da Sud a Nord andata e ritorno, ovvero Simone Imperiale. Ciao Simone. Ciao Andrea, ciao a tutti. E Marco Antonio Magni, che vive ormai da 20 anni lontano dalla nostra terra e che a giugno realizzerà un'impresa pazzesca di cui parleremo poi più tardi. Ciao Pier, buongiorno a tutti. Allora iniziamo subito, tra qualche ora Raffa c'è forse la partita dell'anno per il Lecce, perché scenderanno in campo i giallorossi contro l'Udinese. Che partita vedi? Bah, diciamo che in questo momento sicuramente, come sempre si dice nel calcio, ma questa non è un'ovvietà, è la partita più importante della stagione. È chiaro che poi tutti abbiamo guardato il calendario e tutti sappiamo che ci sarà anche un Lecce-Verona al Via del Mare tra qualche giornata, e quindi insomma nel giro di una settimana si potrebbe decidere tantissimo per quello che riguarda la classifica del Lecce, per quelli che sono gli equilibri salvezza. L'Udinese è una squadra, tolto l'ultimo turno di campionato, in crisi, poi ha vinto chiaramente ritrovando anche gol anche da protagonisti che aveva perso, uno bellissimo, no? Quello di Samardžić, un gol davvero capolavoro. Non è una partita semplice perché l'Udinese è una squadra molto fisica e adesso che ha superato questa difficoltà sicuramente sarà in grado di mettere in difficoltà la squadra di Baroni. Però ecco, il Lecce anche a San Siro se ne è parlato tanto, qualcuno ci ha riso su, il Lecce meritava anche di andare in vantaggio con quel palo di Balne in quel momento della partita, chissà come sarebbe andata, ma sappiamo, non facciamo né le classifiche né le stagioni con i condizionali. Mi aspetto una partita aperta in sostanza, ecco, non semplice perché l'Udinese è una squadra rognosa da affrontare. Ecco, nel mio pezzo che è uscito sul cartaceo del Corriere Salentino ho scritto che inizia un mini campionato nel campionato per il Lecce, perché da qui alla fine poi si decideranno le sorti sportive dei giallorossi, e fino ad oggi si è detto di tutto il controllo di tutto, perché comunque si è passati dai dubbi iniziali forse, no, di questa rosa, fino all'esaltazione facendo tabelle con vista Europa per il Lecce, e adesso invece il Lecce avrà modo di rispondere sul campo con il non verbale dei punti. E secondo te cosa accadrà? E soprattutto di tutto quello che si è detto, cos'era giusto e quanto non era poi così giusto? Ma c'è una componente di cui io e te abbiamo sempre parlato quando appunto, no, ho avuto il piacere di essere ospite della tua trasmissione, e che spesso non viene compreso quanto sia importante nel mondo del calcio, che è l'equilibrio. Siamo a Milano, città in cui Simone Inzaghi e Stefano Pioli fino a qualche mese fa dovevano essere esonerati per i tifosi di Milan e Inter, e adesso sono in semifinale di Champions League. L'equilibrio è fondamentale in tutti i sensi, cioè non è soltanto tenere botta nel periodo di difficoltà, ma è anche essere realisti quando le cose vanno bene. So, parlare di Europa con questa squadra, lo dico proprio con tutto il rispetto, cioè il Lecce stava facendo qualcosa di straordinario, tanto da finire sul Guardian. Da quel momento probabilmente anche il fatto che non abbiamo molti calciatori, tolto probabilmente un TT, no, in grado di reggere questo tipo di situazioni, che sanno che cosa vuol dire essere in un campo di calcio e quello che può cambiare durante una stagione. Probabilmente tutti quei complimenti, tutti quegli elogi, tutta quell'euforia non hanno fatto bene alla squadra, perché lo dicono i risultati. Adesso è il momento di dimenticare sia quello che è stato prima, quindi l'euforia, sia questo periodo nero, e tuffarsi con la testa e con il cuore in questo finale di campionato. Come dici tu, è un altro torneo. La cosa positiva è che il Lecce parte in vantaggio rispetto, no, a chi in questo momento andrebbe in Serie B. Simone, da tifoso, da salentino che vive al nord, la vivi questo assottigliamento dei punti dalla zona rossa con ansia, con dispiacere, anche con un po' di rabbia, oppure sei comunque contento che a 8 giornate dalla fine il Lecce abbia ancora un margine di vantaggio?
Certo, non sono d'accordo con l'amico e io trovo che il campionato italiano sia uno dei più difficili d'Europa a livello tecnico e tattico. C'è tanta tattica e il Lecce è vero, ha subito negli ultimi tempi dei contraccolpi, ma credo sia naturale, un campionato così lungo, con magari forse qualche cambio in più avremmo potuto, no, essere un po' più sopra, però ripeto, sai, i Lecce si sono abituati a soffrire, vedi anche il Napoli di Spalletti, gennaio-febbraio molla, infatti anche lui, anche il Napoli ha mollato abbastanza. Però siamo fiduciosi, io credo che è una, ogni partita è a sé, è una finale, quindi fino alla fine del campionato bisogna cacciare i denti e gli attributi salientini. Raffa, sì, una delle colpe che hanno imputato a Corvino è stata la mancanza dell'acquisto di una prima punta nel mercato invernale. Poi se andiamo a guardare però i numeri, comunque Sissé e Colombo insieme hanno realizzato 9 reti, dovendo giocare con una sola punta si potrebbero anche sommare queste reti e quindi la prima punta del Lecce ha realizzato 9 reti, non poche. Non so se il ragionamento può essere condiviso anche da te. Diciamo che su questo discorso io non sono né dalla parte di, cioè il discorso che ha fatto Corvino sui numeri degli altri citando Abraham eccetera, per me il calcio, come dire, certe valutazioni vanno fatte un po' in maniera globale, quindi ribalto la questione: se il Lecce avesse avuto Nzola, parliamo dell'attaccante dello Spezia, dove sarebbe in classifica? Quindi secondo me è ovvio che in questo momento io penso non abbia neanche poi troppo senso andare a fare bilanci, a cercare colpevoli nella prima punta, nel direttore sportivo, nel mercato. Il Lecce fin qui ha fatto un campionato che resta al di sopra delle aspettative, perché io penso è ovvio che c'è tutta la parte emotiva e quello che abbiamo vissuto in questi mesi di campionato, per cui no, uno dice caspita, questa squadra si deve salvare, però se avessero detto a ogni tifoso a 6 giornate dalla fine ti stai giocando la salvezza, sei in vantaggio sul firmi, penso che il 90% avrebbe firmato, quindi in questo momento vanno supportati Sissé e Colombo perché sono i giocatori del Lecce, così come Persson. Poi a fine campionato si faranno i bilanci e si valuterà anche per il futuro. È ovvio che se andiamo a parlare di teoria eccetera, insomma, una punta magari anche come terza scelta, no? Avere una punta che sia anche esperta, perché la partita di Sissé a San Siro secondo me ha denotato anche quello, no? Quando vai a giocare contro difensori che stanno facendo la Champions e che hanno più esperienza, probabilmente serve anche quel pizzico di malizia e di abitudine a giocare a un certo livello. Probabilmente, ripeto, con la teoria qualcosa in più si poteva fare, però è ovvio che bisogna fare i conti anche con la realtà e con quelle che sono le casse e le disponibilità del club. Cambiamo un attimino argomento, in maniera molto telegrafica. Simone, ha organizzato un evento pochi giorni fa di primissimo livello per quanto riguarda soprattutto poi la solidarietà e l'attenzione sociale. Ce ne parli davvero con due battute? Sì, volentieri, volentieri. L'anno prossimo lo ripeteremo magari con delle migliorie. Prima della legalità è stato organizzato ad Asso, in provincia di Como, dove risiedo. Hanno partecipato l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza di Como, una rappresentativa dei genitori di Asso, perché appunto si svolgeva ad Asso, e una rappresentativa delle guardie giurate. Il torneo l'ha spuntato la squadra di casa dell'Assese, però l'importante era esserci quel giorno appunto per dare l'esempio, quindi la coesione fra forze dell'ordine e cittadini, quindi questo è stato, diciamo, un evento che hai organizzato proprio tu in prima persona. Sì, assolutamente. Ecco, la cosa bella è che i salentini, anche se sono lontani da casa, però si mettono a disposizione del territorio in cui si trovano. E mentre, Marco, quello che andrai a realizzare è qualcosa di meraviglioso, perché sono curioso. Il 16 giugno realizzerà un'impresa pazzesca, partirà dal Duomo di Varese e arriverà in bicicletta nel Duomo, nella piazza Duomo di Lecce. Ci racconti da dove è nata questa idea e appunto come si svolgerà, qual è poi la bicicletta che utilizzerai? Allora, la premessa è che la bicicletta sarà allestita insieme a un carrellino che hanno il peso totale di 20 kg nude,
quindi poi sarà caricata con il materiale abbigliamento piuttosto che alimentazione, comunque per la sopravvivenza, perché è il caso di dirlo, per questi 10 giorni o anche meno, affronterò questa impresa passando dall'Adriatica. Quindi chi vede questo video e ha il piacere magari di incrociarmi, mi farà piacere salutarlo e magari condividere qualche chilometro insieme. L'idea nasce nel lontano lockdown, nell'ultimo periodo, quando non potevamo uscire di casa, e l'idea di affrontare questo viaggio era come una voglia di libertà, perché in quel momento ci veniva privata, e quindi è nato tutto in quel momento lì, fare questo viaggio qui. Peraltro si è detto con Michele Merigo, col proprietario, che passerai da Varese da Cofines a Milano per una colazione salentina, per rigenerarti, per affrontare questo viaggio, e ovviamente appunto chi volesse seguirlo, tipo Forrest Gump, lo inizia a seguire con la bici per poi arrivare magari a Varese, a Lecce, e magari farsi un bagno insieme nel Salento. E io invece ne approfitto, mi permetto questo piccolo inciso personale, per ricordare che è uscito il mio secondo libro, Il volo di Aracne, un Salento tra magia e desideri, e che comunque c'entra in qualche modo con quello di cui stiamo parlando, perché la prefazione è firmata dal presidente dell'USL Lecce, Saverio Sicremiani. Quindi la protagonista, la rondine Aracne, continua a volare sul Salento, raccontando il Salento dall'alto attraverso la sua storia. Ma adesso torniamo a parlare di Lecce. Raffa, ti chiedo una cosa: non... tra qualche ora non sarai tu a commentare Lecce, saresti dovuto essere tu, sì. Non sei più tu a commentare Lecce Udinese, ricordiamo comunque decidi tutto tu, quindi sì, hai... Però questo cambio di Napoli-Salernitana ha scombinato so che sembra una fesseria, ma cambiare una partita comporta fare un po' più di cambi. Ti voglio chiedere una cosa, sì. Commentami qui in diretta, sì, un gol di Hjulmand. Allora io ti descrivo la situazione: calcio d'angolo, palla respinta, anche se è lui a battere, quindi non sarà lui a battere. Palla respinta, arriva palla fuori dall'area, calcia Hjulmand e la butta sotto il set. Diciamo che ci è andato vicino a Cremona, no? A fare un gol del genere. Beh, io guarda, ci spero sempre che arrivi questo momento, perché è un calciatore che mi piace molto, e chiaramente sappiamo tutti che manca soltanto quello, no? Al suo rendimento. Dobbiamo farlo veramente. Fallo, perché voglio sentirti dal vivo. Batte il calcio d'angolo Di Francesco, palla messa in mezzo, allontana Becao, arriva Hjulmand, eccolo il primo gol giallo-rosso del capitano Morten Hjulmand. Meraviglioso, c'ho i brividi, grazie. Avrei gridato un po' di più, però dai, però che sia di buon auspicio, che sia di buon auspicio, se capita. Va bene. Ormai parla salentino, no? Hai visto, sì, il video, sì, lì. Ormai... Allora, prima di salutarci, vi chiedo un pronostico. No, non ve lo chiedo perché c'è tanta scaramanzia e i punti iniziano ad essere pochi per giocare sulla scaramanzia. Niente, vi ringrazio Marco Antonio Magni. Volevo soltanto ringraziarvi e magari rimandarvi alle mie canali social, che sono Curvy Biker Official su Instagram e Curvy Biker su Facebook. Se volete e avete piacere, mi seguite, grazie. Quindi seguitelo, mi raccomando, uscirà... Anche Giovanotti, ora stavo vedendo lì Giovanotti che fa quel tour in Sud America. Quindi poi la settimana prossima sicuramente uscirà una video intervista con Marco, dove spiegheremo anche sul Corriere tutto quanto in maniera più dettagliata. Grazie a Simone Imperiale. Grazie per l'idea, grazie Raffaele, sono veramente onorato di essere qua oggi, veramente. Grazie di nuovo Raffaele, anche per questa emozione che ci hai regalato. Sarebbe meglio che accadesse davvero, però per adesso. Ma sarebbe bellissimo anche vincere 1-0 al 90esimo su autogol, certo. Sarebbe una libido comunque, certo. Grazie davvero a tutti, grazie a Michele Merigo, che ogni volta ci ospita nel suo Cofines in via Melchiorre Gioia 45 a Milano, e incrociamo le dita da tifosi giallorossi, perché comunque siamo tifosi giallorossi, anche se dovremmo essere super partes, ma siamo tifosi giallorossi per questo inizio di mini campionato, iniziando appunto da Lecce Udinese fra qualche ora.